Il 16 novembre, in un messaggio alla Pontificia Accademia per la Vita, Papa Francesco è tornato sul tema del fine vita. Citando alcuni suoi predecessori, come Pio XII, Giovanni Paolo II, ha condannato l'accanimento terapeutico, che equivale anche a non attivare mezzi sproporzionati per le cure o a sospenderne l'uso. Una svolta, come hanno detto molti quotidiani nei giorni successivi? Ne abbiamo parlato con Luca Savarino, docente universitario e coordinatore della Commissione Bioetica della Tavola Valdese, con Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale sulla Salute della CEI, e con Fulvio Ferrario, pastore valdese, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, della quale è decano. Io credo che da un lato ci sia un contesto culturale che è mutato e anche un contesto giuridico che in qualche modo spinge in quel senso, perché è vero che dal punto di vista giurisprudenziale noi stiamo passo dopo passo arrivando ad un punto che è molto più avanzato, diciamo così, rispetto a quello che la politica ha recepito finora. Non c'è però solo questo, c'è anche il fatto che questo Papa su molti temi ha segnato un netto punto di discontinuità rispetto ai pontificati precedenti, se non altro nella sensibilità e nel tono. Dal punto di vista concettuale, la distinzione a cui fa riferimento Francesco e gran parte tra l'altro del mondo ecclesiastico, anche protestante, è quella tra uccidere e lasciar morire, cioè è sempre lecito, laddove i trattamenti non si rivelino più adeguati, laddove tutte le cure palliative, le misure palliative vengano messe in atto, sospendere i trattamenti e dunque lasciare che il paziente se ne vada. In questo modo però la responsabilità, la causa della sua morte è pur sempre ascrivibile alla malattia e non al medico che attivamente procura la morte del paziente. Quello che è sempre illecito per il Papa, per il mondo cattolico e anche per buona parte delle chiese protestanti è uccidere il paziente, nonostante il paziente richieda coscientemente di voler vedere abbreviata la propria vita, perché la ritiene una vita non più dignitosa, perché la ritiene una vita piena di sofferenze, perché ritiene di aver, diciamo così, raggiunto il tempo in cui è ora di finire. Recuperando questo concetto di benessere integrale della persona, vogliamo vivere e cercare di vivere nel miglior modo possibile, debellare tutte le malattie che conosciamo, ma vogliamo anche prendere atto e conoscenza del fatto che a un certo momento la nostra vita volgerà al termine. Nella logica cattolica, nella logica della promozione integrale della persona, nessuno, in nessun caso, in nessun momento della propria esistenza può e deve sentirsi uno scarto. La persona è al centro dell'attenzione sempre e comunque, questo lo possiamo sottolineare che è una vera novità nella riorganizzazione della cura romana, cioè il sistema organizzativo interno della Chiesa Cattolica e in particolare del Vaticano, nella aggregazione delle diverse congregazioni una nuova ne ha assorbite alcune e il Papa ha voluto dare un nome nuovo a questa attività, a questa congregazione che si chiama Servizio per lo Sviluppo Umano Integrale. Io credo il problema reale risiede appunto nella determinazione, caso per caso, ma occorrono anche dei criteri. E appunto è un po' su questo che lo scontro e il dibattito bioetico si accende. Francesco si è tenuto comprensibilissimamente alla larga da questo problema e anche dal tema che forse in questo momento è il più bruciante, cioè il peso che in questo processo di discernimento è esercitato dalla volontà del paziente. Per carità, non per togliere nulla alla carica innovatrice di Francesco, vorrei essere chiaro su questo, ma credo anche proprio per correttezza nei confronti di tutti e dell'informazione, bisogna resistere a questa ondata per cui a ogni secondo Francesco fa qualcosa di storico e continua a svoltare. Tra l'altro direi che uno che guidasse la macchina in questo modo, cioè svoltando in continuazione, l'avrebbe già distrutta, insomma, in qualche modo, ma non è così, è evidentemente grottesco. Tra l'altro sottolineo che Francesco soggettivamente, però lui sottolinea sempre gli aspetti di continuità con il suo predecessore, dice ma è politica, sarà, intanto lo dice. Nel frattempo giace in Parlamento la proposta di legge per regolamentare in modo chiaro le dichiarazioni anticipate di trattamento, il cosiddetto biotestamento.
Adesso c'è da sperare che il Parlamento prenda atto di quella che peraltro è una verità, per chi si occupa della materia è evidente a tutti, cioè che anche il mondo cattolico in Italia è favorevole ad una legge sul biotestamento, e se questa legge non viene approvata è perché i politici che si pretendono cattolici sono molto più zelanti di coloro che fanno parte della Chiesa. Guardi, il sistema delle DAT è una legge estremamente importante che va a tutela delle persone, però la legge sulle DAT secondo me va inquadrata su tre punti, diciamo, che devono essere trattati insieme. Sicuramente la libertà della persona di esprimersi sul fine vita e stabilire le modalità in cui uno vuole arrivare al termine della propria esistenza. Ma parallelamente, e è nella legge anche questo, l'altro pilastro fondamentale è il cosiddetto consenso informato, cioè la persona per fare una scelta consapevole deve sapere di che cosa si tratta. Ma il terzo elemento che secondo me deve bilanciare questi altri due, cioè la dichiarazione anticipata di trattamento e il consenso informato, è un recupero pieno, solidale, fiducioso del rapporto medico-paziente.